Prima di andarmene via, devo fare una cosa. Brindo ai miei baffi, con un buon mezzo bicchiere di marsala. Alla salute! Per forza, c'ho un pranzo veloce da fa, devo scappare. E fuori fa freddo, qua vicino, no, proprio vicino ha nevicato, quindi si sente, mi sto equipaggiando. Sembra che tenga il mio bafun, sembra che tiene. E pasta al volo, con sugo già fatto, e scappo, 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 scappo. Perché bisogna purtroppo correre sempre nella vita. A me quanto piacerebbe star fermo davanti alla veranda di una casa in campagna a guardare il verde, la pioggia, la neve, quello che ti pare, e purtroppo non si può fare. Io preferirei abbandonare la città e andarmene a vivere in campagna. Mi dirai, ma fallo, ma magari potessi. Magari. C'ho un senso di invidia per chi abita in campagna oppure qualche paesetto dove la vita è più tranquilla, non c'è traffico, non c'è bisogno di prendere la macchina per andare a comprare una cosa all'alimentare o al supermercato, perché alimentare è un'idea ormai che non esiste più. Una volta c'era, era bellissima perché tu andavi dal tuo negoziante di fiducia, compravi da mangiare e le cose erano sempre buone. Prezzi un po' alti, però cose buone. Invece adesso grande distribuzione, qualità zero, prezzo alto. Le faccio esempio perché qua vicino c'è una grande catena di supermercati, ma la roba non è il massimo. Tranne che alcune catene di supermercato che hanno dei prodotti abbastanza buoni, ma mai come quelli di una volta, mai proprio. Mai, 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 mai. Soprattutto per il pane. Il pane una volta si comprava al forno. E adesso invece è tutto scatolato, è gommoso, non è più quello di una volta. La fragranza di quel pane che ti rimane a casa anche per 2 giorni e rimane buono, croccante, non c'è più. Non c'è più. Quindi invidio chi abita in campagna, soprattutto chi vive del proprio sudore, vero senso della parola. Chi si fa il pane a casa, chi coltiva nel proprio orto e mangia prodotti genuini, invece noi abituati con queste cose perché andiamo sempre di corsa, corsa verso che cosa non si sa, che non sempre può raggiungere successo anche se corri, se sei obbligato a fare un tipo di mestiere che non ti porterà mai a un successo, a un'elevazione nell'organico, ben difficile che tu col tuo sudore, con le tue fatiche riesca a raggiungere un obiettivo, almeno che cambi mestiere. Vabbè, non vi voglio intristi. Allegri, allegri, sempre allegri, sempre allegri. Guarda sempre il lato positivo, perché io fino a ieri guardavo sempre e soltanto quello negativo, e oggi guardo anche quello positivo. Soprattutto quello positivo. Quindi, positività. Io purtroppo sta parola non ci riesco, sono dislessico, sarà dislessico? Probabile. E pensiamo in modo positivo. Io adesso cercherò di mangiare e poi ho da fare. Quindi un abbraccio a tutti quanti, ciao, buona giornata e a presto da Luca!